Ciao a tutti, bentornati su Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare. Ritorniamo con Buonanotte Mercati per le notizie più importanti dei mercati delle settimane che si sono appena concluse, quelle passate, che possono aver impattato sia i nostri investimenti, ma la nostra vita sociale. Il calo dei prezzi delle azioni statunitensi ha punito i profitti di Berkshire Hathaway nel secondo trimestre perché il conglomerato gestito dal miliardario Warren Buffett sabato ha riportato una perdita di circa 43,8 miliardi di dollari. Berkshire ha tuttavia generato quasi 9,3 miliardi di dollari di utile operativo, poiché i guadagni della riassicurazione e della ferrovia BNSF hanno compensato le nuove perdite dell'assicuratore auto Geico, dove la carenza di componenti e i prezzi più elevati dei veicoli usati hanno aumentato le richieste di risarcimento per quanto riguarda gli incidenti. Berkshire ha anche rallentato gli acquisti delle azioni, comprese quelle proprie, sebbene avesse ancora 105,4 miliardi in contanti, così da qualche parte. Gli investitori osservano da vicino Berkshire a causa della reputazione di Buffett e perché i risultati dell'azienda di Omaha, con le sue decine di unità operative nel mercato che ha questo conglomerato con sede in Nebraska, spesso vanno a rispecchiare le tendenze economiche più ampie. Queste unità infatti includono guadagni costanti come la sua omonima società energetica, diverse società industriali e marchi di consumo familiari a tutti noi come Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Looms, Seascandis e così via. Nel suo rapporto trimestrale Berkshire ha affermato che persistono interruzioni significative delle catene di approvvigionamento e costi più elevate con l'emergere di nuove varianti di Covid-19 e a causa dei conflitti geopolitici, inclusa l'invasione russa dell'Ucraina, ma anche di tutto quello che sta succedendo adesso in Taiwan. Ma ha affermato che le perdite dirette non sono state materiali, nonostante i costi più elevati per i materiali, spedizioni e manodopera. Buffett esorta gli investitori a ignorare le fluttuazioni e Berkshire farà soldi se le azioni aumenteranno nel tempo. Nel 2020, ad esempio, Berkshire ha perso quasi 50 miliardi di dollari nel primo trimestre, quando la pandemia ha preso piede, ma ha guadagnato 42,5 miliardi di dollari alla fine dell'intero anno. Tesla è stata accusata da un'autorità di regolamentazione dei trasporti statale della California di aver falsamente pubblicizzato le sue funzionalità di pilota automatico, quindi di autopilot, e di guida autonoma completa, in quanto forniscono il controllo del veicolo in maniera autonoma. Nei reclami presentati all'ufficio statale delle udienze amministrative, il Dipartimento dei Veicoli a Motore, la DMV, della California ha affermato che Tesla ha fuorviato i potenziali clienti con pubblicità che sopravvalutava il funzionamento dei suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il DMV sta cercando rimedi che potrebbero includere anche la sospensione della licenza di Tesla per la vendita di veicoli in California e la richiesta alla società di rimborsare i proprietari. Tesla, che ha sciolto il suo dipartimento di relazioni con i media, non ha risposto immediatamente a queste richieste di commento inviate via email. Tesla ha affermato che il pilota automatico consente all'auto di sterzare, accelerare e frenare automaticamente all'interno della sua corsia, mentre la guida completamente autonoma consente anche ai veicoli di obbedire ai vari segnali stradali e di effettuare cambi di corsia. La California è il più grande mercato statunitense per quanto riguarda Tesla. L'azienda ha venduto 121.000 veicoli nel 2021, con su una stima di 352.000 veicoli venduti a livello nazionale. Dal 2016 la National Highway Traffic Safety Administration ha aperto 38 indagini speciali su incidenti che hanno coinvolto veicoli Tesla, in cui si sospettava l'uso dei sistemi a guida autonoma. 19 morti sono stati segnalati da quegli incidenti, incluso un motociclista ucciso il mese scorso nello Utah. La NHTSA non ha avuto commenti immediati sulle denunce della DMV, ma la presidente della National Transportation Safety Board, Jennifer Homsey, in un'intervista a Reuters lo scorso anno ha affermato che non c'è confronto tra il pilota automatico di Tesla e lo strumento utilizzato nell'aviazione. Alcuni produttori faranno quello che vogliono per vendere un'auto e spetta al governo tenerlo a freno, ha continuato. L'agenzia di rating globale Moody's ha tagliato l'outlook dell'Italia a negativo da quello precedente che era stabile, proprio venerdì, settimane dopo le dimissioni del primo ministro Mario Draghi. Draghi, soprannominato da molti Super Mario per via della sua lunga carriera come risolutore di problemi finanziari, aveva contribuito a plasmare la dura risposta dell'Europa all'invasione russa,
dell'Ucraina e aveva anche rafforzato la posizione del paese Italia sui mercati finanziari durante il suo mandato. I rischi di profilo di credito dell'Italia si sono accumulati più recentemente a causa dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e dei sviluppi politici interni, entrambi i quali potrebbero avere implicazioni di credito materiali. Questo è quello che ha affermato Moody's. L'agenzia ha confermato il rating sovrano dell'Italia Baa3. Anche la situazione di credito dell'Italia ha aumentato le preoccupazioni, con una pila di debiti pubblici più grande di quella degli altri 4 paesi più grandi della zona euro messi insieme. Moody's ha anche notato costi di finanziamento più elevati, un rischio maggiore che le sfide dell'approvvigionamento energetico indeboliscano le prospettive economiche e anche una crescita lenta che potrebbe esercitare pressioni sulla forza fiscale dell'Italia. Il Ministero dell'Economia italiano ha affermato in una nota che la decisione di Moody è alquanto discutibile. Con le elezioni anticipate previste per questo 25 settembre 2022, l'Italia ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti del valore di circa 17 miliardi di euro per aiutare le imprese e le famiglie a proteggersi dall'aumento dei costi energetici e dall'aumento dei prezzi al consumo. Nonostante i venti contrari, i dati preliminari hanno mostrato il mese scorso che l'economia italiana è cresciuta dell'1% nel secondo trimestre rispetto ai 3 mesi precedenti, una lettura più forte di quella prevista. Amazon ha annunciato oggi di aver accettato di acquisire iRobot, con un accordo del valore di 1,7 miliardi di dollari. Il titano dell'e-commerce pagherà 61 dollari per azione per acquisire iRobot, che progetta e costruisce robot di consumo per le case. Nel corso degli anni il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono con prodotti incredibilmente pratici e fantasiosi. Dalla pulizia, quando e dove vogliono i clienti, evitando gli ostacoli comuni in casa, allo svuotamento automatico del cestino e della raccolta, ha affermato Dave Limp, vicepresidente senior di Amazon Devices. Amazon prevede di mantenere Colin Angle come CEO di iRobot. Amazon condivide la nostra passione per la creazione di innovazioni ponderate che consentano alle persone di fare di più a casa e non riesco a pensare un posto migliore per il nostro team di continuare la nostra missione. Sono estremamente entusiasta di far parte di Amazon e di vedere cosa possiamo costruire insieme per i clienti negli anni a venire, ha aggiunto anche Angle. Il prezzo di 61 dollari d'azione rappresenta un premio del 22% in base all'ultimo prezzo di chiusura di iRobot prima dell'annuncio da parte di Amazon. Le azioni di produttori di chip cinesi sono aumentate di più in 2 anni questa settimana, quando la visita della Presidente della Camera dei Rappresentanti americana Nancy Pelosi si è verificata a Taiwan e ha acuito le tensioni con gli Stati Uniti, spingendo scommesse patriottiche su un settore che Pechino considera la chiave della sua rivalità con Washington. L'aumento dell'interesse per i titoli di produzione di chip, che avevano perso più di un terzo del loro valore nell'ultimo anno a causa di problemi di valutazione, è arrivato dopo che il Senato degli Stati Uniti d'America la scorsa settimana ha approvato una legge che si chiama Chips and Science per competere meglio con la Cina. L'indice cinese dei semiconduttori è salito del 6,8% venerdì al massimo di 4 mesi, portando i guadagni della settimana al 14,2%, la migliore performance settimanale dalla metà del 2020. Sebbene lo US Chip Act limiterebbe ulteriormente l'uso di tecnologie statunitensi avanzate in Cina, spingendo al contempo maggiori investimenti dei semiconduttori negli Stati Uniti da parte appunto dei player locali, alcuni investitori lo interpretano come una buona notizia invece per i players cinesi. I produttori di chip cinesi avranno enormi opportunità di sostituire i prodotti importati, ha affermato Niu Chunbao, direttore degli investimenti presso la casa di fondi privati Vanji Asset, aggiungendo che i players locali potrebbero vedere una crescita esplosiva. Questo punto di vista è stato anche ripreso da Gurong Securities, che ha affermato in una nota che lo US Chip Act stimolerà lo sviluppo dell'industria cinese dei semiconduttori. Le azioni di Shenzhen China Micro Semiconductor sono aumentate dell'82% il primo giorno di negoziazione a Shanghai, in contrasto con i recenti debutti sul mercato azionario più deboli. Il gigante cinese della produzione di chip, Semiconductor Manufacturing International Corporation, è balzato del 7,1% ad Hong Kong e del 4,4% a Shanghai. L'indice SSE, Star Chip, è salito dell'8,3%. Ma i produttori di chip cinesi sono costosi rispetto ai loro colleghi globali in un momento in cui la prospettiva di una recessione economica globale minaccia anche la domanda di chip. L'industria globale, che ha sofferto di ostacoli, soprattutto legati alla catena di approvvigionamento durante l'apice della pandemia di Covid-19, ora deve far fronte a una domanda debole, poiché i timori di inflazione e recessione riducono gli ordini di chip utilizzati in tutto, dalle auto ai telefoni cellulari, ai computer e così via.
Il settore cinese viene scambiato circa 57 volte gli utili e rimane comunque il settore più caro del mercato azionario cinese. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo aggiornamento. Spero che questo contenuto sia come sempre stato apprezzato e di gradimento. E se così fosse, per favore, ti chiedo di lasciare un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Se poi vuoi prenotare con me una call di educazione finanziaria, non ti resta solo che cliccare il link qui sotto e prenotarla. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!